Ma hai visto che colazione? Degna di una regina. Sembra quasi domenica. Beh, però non è domenica, però noi due potremmo dichiararlo giorno di festa sul nostro calendario personale. Va bene, va bene. E come lo chiamiamo? Il giorno del... Il giorno di Esperanza. Il Giacinto. Beh, no, non sarà un po' troppo. Esperanza e Giacinto sono troppo importanti. Ma che troppo importanti? Esperanza e Giacinto sono molto, ma in nessun caso troppo. Hai ragione, in nessun caso troppo. La mia passerella, la mia bambolotta. Ah, questa è nuova. Beh. E perché bambolotta? Ma è ovvio, con questo faccino che hai, se ti pare. Pazzo. Pazzo per te. Su, basta adesso, lascia che mi venga. Va bene, vado all'ospedale. Così parlerò con i medici. Se dimettono quel mio operaio, lo accompagno a casa, eh? Io vado in ufficio. Sicura? Mm-hmm. Non ti farai prendere dall'angoscia, vero? No, sono tranquilla. So che non succederà niente. E poi Augusta sa quello che fa. Non ne voglio più, amore. Va bene, dai qua. Ecco. Povera Augusta. Siamo noi a spaventarla. E chiudi la porta, Augusta. Attenta. E non far entrare nessuno. Non rispondere al telefono. Esageriamo. Bene, io vado. Ti amo, Esperanza. E io, anch'io ti adoro, bambolotto. Come? Bambolotto. Ah, anch'io? Sì. Bene. Ti accompagno alla porta. Aspetta. Dopo di lei, signora. No, passiamo insieme. Va bene, passiamo insieme, democraticamente. Un bacione, eh? E senti, devi dare un bacione grosso, grosso, ma davvero grosso al bambolottino di là. Non voglio svegliarlo adesso. Ma certo che sì. Gliene darò 1000 di baci da parte tua. Ecco, brava. Ciao. Ciao, amore mio. Ciao. Ciao. Ciao, bambolotto. Eh? Bambolotto. Avanti, un po' di rispetto. Bambolotto mio. Ciao. Ciao, dillo anche tu. Ciao. Non seguirmi o resto qui. Ciao. Augusta?